Moser, questa stagione ci porta di fatto a vivere una rivoluzione importante che si concretizzerà nel 2017 con la riforma del calendario internazionale, con le corse World Tour che avranno licenza, con le squadre World Tour che avranno licenza per 3 anni e la possibilità evidentemente di inserire nuove corse nel calendario. Qual è il suo giudizio, visto che l'ASO, la società che organizza il Tour, si è mostrata molto critica e infatti non inserirà le proprie corse nel nuovo calendario internazionale? Ma è una situazione molto fluida, diciamo, che non sappiamo ancora bene dove porterà, perché c'è stata la riforma negli anni passati del Pro Tour che ha creato qualche dissesto, diciamo, nel ciclismo. Vediamo che in Italia molte corse sono sparite dal calendario e credo che non credo che verranno inserite nuove gare. È più facile che spariscano quelle che ci sono con la situazione attuale, perché il Pro Tour e tutta la riforma del calendario ha portato ad alzare i costi del nostro sport e di conseguenza tante gare hanno dovuto cedere il passo. È vero che sono nate gare in tutte le parti del mondo, però noi dobbiamo un po' guardare anche a casa nostra, insomma, e si può dire che dai tempi nei quali correvo io a oggi le cose sono cambiate. Abbiamo moltissime gare in meno, abbiamo poche squadre nazionali, e se pensiamo che quando correvo io l'Italia era il paese più importante del ciclismo, adesso rischiamo, non dico di sparire, ma siamo uno dei tanti. Che cosa manca al ciclismo italiano per essere realmente competitivo? Le motivazioni sono tante. Certamente, non avendo le squadre in Italia come c'erano prima, questo è il primo handicap, certamente. Poi i corridori devono adattarsi a correre in squadre straniere, lo vediamo sia Aru che Nibali, che Viviani, che altri, insomma, corrono in squadre straniere. Invece prima succedeva il contrario, Merckx, per dire, De Vlaeminck, Turan, in Italia correvano nelle nostre squadre e era tutta un'altra situazione, perché in Italia si faceva un ciclismo di elite e era il ciclismo più seguito, quello italiano. Oggi non è più così, e è vero che abbiamo una grande tradizione e è questa tradizione che ci tiene ancora a galla, però Se usciremo da questo clima della tradizione, credo che sarà ancora più difficile. Quanto è importante valorizzare la crescita del movimento di base, che oggettivamente, anche con la sparizione di squadre importanti, del nostro movimento? Ma le squadre World Tour, le squadre professionistiche sono certamente importanti, ma per l'avvenire dello sport sono molto più importanti le squadre di base, diciamo, è da lì che bisogna partire. Il problema è che la crisi economica ha fatto una grande selezione anche di queste squadre, che sono diventate sempre meno, e anche il numero dei corridori si è ridotto di molto, e si va ad attingere anche all'estero. Vediamo che sono state fatte queste squadre Continental, che magari hanno la direzione italiana ma sono affiliate all'estero, e questo crea questa situazione di allontanamento, ecco, della tradizione del nostro sport. Bisogna ritornare sui nostri passi.